giardini pubblici in cui sono cresciuti sono diventati un cumulo di immondizia e loro, un gruppo di ragazzi dai 13 ai 17 anni, hanno imbracciato scope, rastrelli, palette e punteruoli e sono scesi in strada per ripulire tutto. Questi angeli dell'immondizia made in Foggia in poche ore hanno tolto escrementi di cane, bottiglie, cartacce e lattine per rendere finalmente degna di tale nome una zona di verde pubblico. Hanno anche chiesto al sindaco Gianni Mongelli di far ritornare le cooperative del verde, che prima riuscivano a mantenere pulita la zona a pochi passi dallo stadio Zaccheria. Guardando l'indecenza e la sporcizia dei nostri giardini, dove sin da piccoli abbiamo giocato, scherzato, dove ogni giorno anche gli anziani si riuniscono per passeggiare, per sostare alle panchine, abbiamo deciso di organizzarci e di pulire tutte noi stessi, tutto il nostro quartiere. Perché abbiamo fatto tutto questo per chiedere all'amministrazione, al sindaco, di pagare gli uomini del verde. Ecco, perché quando c'erano le cooperative del verde questo giardino era pulito. Sì, si poteva giocare senza problemi, perché è anche pericoloso per i ragazzi che giocano, che cadendo potrebbero tagliarsi, e addirittura oggi abbiamo anche chiamato i più piccoli a pulire, perché che anche loro si rendono conto e chiedono a noi grandi di perché è così sporco il nostro giardino.